Buongiorno Gemmine, allora noi abbiamo appena fatto colazione nelle ciotole nuove di Sams o di Costco, non mi ricordo, sono troppo belle, mi piacciono un sacco e abbiamo mangiato anche dei cereali nuovi che erano della Kellogg's con tipo sono cereali normali con mandorle, lamelle e mirtilli rossi. Erano veramente buonissimi, buonissimi, buonissimi. E adesso quindi mi alzo. Oggi non so cosa faremo, è la prima volta da un sacchissimo di settimane che ci alziamo così senza sveglia, quindi siamo stati un pochino nel letto per riposarci un po', perché veramente era da tantissime, tantissime settimane che non avevamo un giorno, una mattinata così. Anche la domenica ci alziamo sempre presto per andare al mercato o per andare a fare altre cose e quindi ci siamo un pochino riposati e oggi non abbiamo programmi particolari, quindi non so che cosa faremo, poi vi terrò aggiornate. Probabilmente andrò a comprare altre stampelle per sistemare i vestiti nell'armadio, perché ho ancora quasi tutti i vestiti nella valigia, visto che non avevo stampelle per attaccarli nell'armadio, quindi probabilmente farò quello e poi non so cos'altro faremo, poi vi dirò. Comunque sono un sacco contenta per i mobili che abbiamo comprato ieri. Non vedo l'ora di farveli vedere. Abbiamo preso la camera da letto con la tastiera, i comodini, uno specchio bello grande e una specie di buffet, però c'è cioè una specie di comò, diciamo, però è più alto del comò con tutti i cassetti, tipo una cassettiera alta. E tra l'altro ci hanno fatto lo sconto perché era tutto un pacchetto unico di una camera da letto. Poi abbiamo ordinato la cucina, infatti io questa settimana o la prossima verrà il falegname del negozio, perché ce la fanno tutta su misura e quindi verrà a prendere per bene le misure ben precise, perché noi abbiamo dato delle misure indicative ma hanno detto che vogliono venire a controllare esattamente quant'è l'altezza e tutto quanto, quindi verrà e poi inizierà a costruirla e ci dovrebbe mettere più o meno un mese, e quindi speriamo che ci metta meno, perché veramente la cucina è la cosa più urgente. Poi abbiamo preso anche la base del letto, ve l'avevamo già detto, un bel tavolo e bellissimo per 6 persone con 6 sedie e poi un divano a L da mettere lì vicino alla finestra con un tavolino davanti e basta, mi pare, basta. Quindi non vedo l'ora che arrivi tutto. Il letto, cioè la base del letto, in realtà dovrebbe essere pronta tra 2 o 3 giorni. Però, siccome il resto delle cose, abbiamo preso queste cose in 2 negozi. Però, siccome il resto delle cose arriveranno tra 15 giorni, avremmo dovuto pagare 2 invii. E quindi abbiamo detto: no, paghiamo solamente un invio, perché tanto il camion è grande e c'entra tutto quanto. E quindi ci porteranno tutto insieme tra 15 giorni. Il divano, il tavolo con le sedie e la base del letto. Invece nell'altro negozio abbiamo preso la cucina, la camera da letto con tutti i mobili e la tastiera e il tavolino da mettere davanti al divano, quindi quello lì ci arriverà tutto insieme alla cucina, quindi tra un mese quando sarà pronta la cucina, perché sennò anche qui avremmo dovuto pagare due camion di invio, insomma, mi sembra sprecato, quindi aspettiamo e poi ci arriverà tutto insieme. Comunque sono troppo contenta, non vedo l'ora che arrivi tutto, finalmente. Oggi devo assolutamente sgrullare queste lenzuola perché con il materasso sul pavimento entra un sacco di polvere e si impolvera un sacco. Stavo vedendo adesso che c'è un sacco di polverina sopra, quindi devo sgrullarlo perché sennò che schifo. E basta, adesso mi alzo. Allora, Gemmine, noi siamo usciti un po', siamo andati a comprare un po' di cosine che ci servivano. Altre stampelle, abbiamo trovato un negozio che vende le stesse identiche stampelle che avevamo preso l'altra volta a 1,10 euro, le abbiamo trovate a 50 centesimi 10 e sono praticamente identiche e quindi sono contenta, ne abbiamo presi 2 pacchi visto che costavano così poco e adesso sistemerò un altro po' di vestiti perché come vedete nell'armadio non ho messo praticamente nulla perché non avevo stampelle, ne avevo solo 10. E quindi sicuramente oggi pomeriggio sistemerò i vestiti. Poi abbiamo comprato saponi per lavare i piatti perché abbiamo aperto le ciotole
quelle che avevamo preso al Costco e le abbiamo usate per i cereali, quindi stamattina le ho sciacquate solo con l'acqua, però non si sciacquano bene, se le lasci tanto tempo si incrosta il cereale, quindi serviva il sapone, abbiamo preso questo sapone, anche quello 50 centesimi. E poi abbiamo preso un pacco da due di questi che costavano 2 per 1 euro, quindi sempre 50 centesimi, che sarebbero gli spray per profumare l'ambiente. Non sono solo per il bagno, quindi posso utilizzarli anche in giro per casa. E sono ai Macarons, il profumo è buonissimo e è edizione limitata, quindi l'ho voluto prendere perché magari poi dopo non lo trovo più, anche se non è che mi serve tanto adesso. E l'ho già spruzzato in bagno, c'è un profumo buonissimo, l'ho messo lì per terra insieme alla carta igienica e alle altre cose che ho e basta, quindi basta, sono contenta dei miei acquistini. Ah, finalmente Cesar ha trovato un detersivo per uomo, che in realtà non è per uomo, ma cosa strana, ho anche chiesto in giro ovunque e non esistono, cioè ne esistono solamente alcuni. In Messico non esistono bagnoschiumi da uomo tipo Nivea Men, queste cose qua, no, niente. E quindi si sta lavando con il mio bagnoschiuma all'avena, mandorle e miele tipo, e quindi oggi ha trovato questo qui che è più o meno da uomo, non profuma da uomo, ma è al sale dell'Himalaya e perle sfolianti, però il profumo è tipo profumo di sapone, non profuma a niente di floreale, niente da donna, insomma, quindi se l'è preso ed era un sacco contento. E poi ieri abbiamo comprato anche questo qui, che non mi ricordo se ve l'avevamo già fatto vedere, che praticamente sarebbe tipo un fornello super economico, costava 2 euro per magari, che ne so, cucinare la pasta o qualcosa, insomma, per questo mese che non avremo ancora la cucina. Quindi adesso stavo sistemando queste cose. Poi abbiamo anche già mangiato a casa di Vanessa, ci ha preparato le enchiladas, erano buonissime. E basta. Ok, noi siamo qua nello Starbucks, hanno però scritto bene il mio nome, ci siamo ci siamo dimenticati dimenticati la macchinetta, quindi stiamo facendo col cellulare, però qua c'è Nella, Mariana, poi niente, sono qua. Se vedete la qualità strana è il cellulare, però quando arrivo andiamo sopra, dai. Ok, adesso andiamo sopra sino sopra se c'è posto, se c'è un posto credo di no, qui è? Qui non si vede niente, tutto buio. Guardate un po', questo è il parcheggio. Qui c'è il posto, boh, non si vede niente, tutto super buio. Allora, Gemmina, noi siamo tornati a casa e a casa di Maribel, quando siamo andati, abbiamo trovato le nostre tende del Costco che ci stavano aspettando. Sono arrivate finalmente e quindi, che bello, domani le mettiamo. E poi avete visto, siamo stati un attimo da Starbucks a prendere un frappuccino perché quando siamo arrivati lì, Nena voleva andare, poi è arrivata Marianna e allora siamo andati tutti insieme al centro commerciale a prenderci uno Starbucks. E Marianna mi ha anche venduto questo braccialetto super carino, che credo che hanno fabbricato loro perché lavorano al centro Joyero, che è tipo dove lavorano tutti quanti, quasi tutti i parenti di Cesar. Qui a Guadalajara è una delle, come si può dire, uno dei lavori più comuni è lavorare nel campo della gioielleria, perché qui a Guadalajara c'è molto oro e quindi tanti tanti parenti di Cesar lavorano lì, e quindi mi hanno venduto questo braccialetto un sacco carino. E quindi basta, questo vlog mi sa che è durato veramente poco. Adesso stavo andando con il computer, scusate, ho spento la luce nel frattempo, stavo andando con il computer lì a casa di Bruno perché così edito il vlog e nel frattempo giochiamo con un giochetto un sacco carino, è tipo un gioco da tavola. Adesso vi faccio vedere, cerco di chiudere il cancello. È un gioco da tavola un sacco carino.
La partita è per un campionato adesso. Praticamente, spiega come funziona il gioco. Allora. Sembra un sacco complicato, ma in realtà è facile. Forse. Forse in Italia c'è, no? Forse. Tu hai preso uno o che? Sì, okay. Ne è uscito uno. Allora, questo è Francesco, questo qua è bianco. Il bianco. Poi queste sono le altre persone, io normalmente sono quelle gialle. Sì. E tutti all'inizio, tutti lanciano il dado. Uh-huh. Ognuno c'ha uno, guardate, ci sono quattro. Quattro dadi. No? Ognuno lancia uno. Sì. Se esce uno nel primo lancio, hai il vantaggio di andare qui. Allora, uh-huh. L'obiettivo di questo gioco è tirare il dado, che ne so, 5 e andare 1, 2, 3, uh-huh. 4, 5. Fare, parti da qua, fare tutto il giro, tutto, finché ritorni qua e poi allora puoi entrare qui. L'obiettivo è avere tutte le palline qui dentro. In riga così. Uh-huh. Quindi ogni volta che tiri il dado... Questo, chi fa questo vince. Per prima vince. Quindi, ogni volta che tiri il dado... Se ti esce uno, puoi tirare fuori una pallina e inizi a farli fare il giro, che ne so, con 4, con 6, così. E ogni volta che ti esce uno, puoi farne uscire un'altra e mettere in gioco le altre. Giusto? Quindi adesso ceniamo con i chilaquiles. No! E enchiladas, che sarebbero delle tortillas ripiene di carne con una salsa verde. E poi giochiamo a questo giochino e poi andremo a dormire, quindi... Buonanotte e ci vediamo domani nel mio canale. Sì, nel canale di Teta. Ciao Giammine! Allora, come avrete sicuramente letto dal titolo, eccomi qui tornata con un nuovo video haul. Allora, in questo video vi faccio vedere alcune cose che mi sono arrivate da Romwe e da Choices. E sono tutti, quasi tutti vestiti. Ci sono solamente un paio di cosine che non mi sono piaciute tanto. Anzi, in realtà solamente una. Tutto il resto sono veramente cose super super carine e io spero davvero che questi con la haul non li vediate come tipo dei video dove io vi faccio vedere le cose e vi dico ah, io sono figa perché me l'hanno regalate. Secondo me è un'occasione per voi per vedere nella realtà come sono fatte, come sono fatti i capi. E ve li faccio vedere insomma fisicamente e bene e vi consiglio se secondo me questi capi che prendo io sono validi o non sono validi. E appunto di tutte le cose che ho preso solamente una cosa non mi è piaciuta, quindi mi è andata abbastanza bene questa volta. Ultimamente su Rombo e su Chai stanno mettendo tantissime cose davvero troppo troppo carine e veramente all'altezza di Stradivarius, Bershka e Pull&Bear e Zara. Ve lo sto dicendo negli ultimi collabolle insomma che mi sta piacendo davvero tantissimo, la qualità secondo me dei vestiti di questi siti si è alzata nettamente e quindi insomma vi straconsiglio di acquistare su questi siti e anche se appunto ripeto come ogni volta che io non ci guadagno assolutamente nulla, ma mi fa piacere condividere con voi questa cosa perché appunto dato che ho la possibilità e grazie a tutte voi comunque di poter ricevere tutte queste cose gratuitamente mi fa comunque piacere farvi vedere e parlarvi insomma delle cose che ho